C'è l'ipotesi dello sgombero del silos sul tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto in prefettura, al quale ha partecipato anche la proprietà dell'area, e cioè Coop Alleanza 3.0. Al prossimo appuntamento, che si terrà tra una settimana, ci sarà anche la soprintendenza, perché il silos è un bene architettonico vincolato. Bisogna avviare adesso un percorso, perché evidentemente quella situazione non si può mantenere, e però al tempo stesso bisogna creare le condizioni necessarie sia per poter affrontare da un punto di vista giuridico una possibilità di sgombero, ma anche per la messa in sicurezza dell'area. Una presenza inaccettabile dal punto di vista della sicurezza e della salute pubblica, ha dichiarato l'assessore regionale per la sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti, che ha spiegato come un hotspot abbinato ad un centro di intrattenimento rappresenti uno strumento per raccogliere le persone che richiedono asilo e che possono essere rimpatriate in breve tempo nei paesi ritenuti sicuri. I prefetti stanno ancora cercando di capire quale potrebbe essere la soluzione migliore, anche perché non è facile trovare strutture che siano idonee e disponibili da subito per questo tipo di interventi, ma nel momento in cui verrà fatto l'auspicio è che si risolva anche con questo tassellino, si faccia un passo in più verso una soluzione definitiva del problema. Ma nel caso dello sgombero, dove saranno sistemati gli oltre 150 richiedenti asilo che dormono al silos? Non ci sono bacchette magiche su questo, assolutamente. Evidentemente Trieste più di questo non riesce a fare in termini, diciamo, di centri di accoglienza. Quindi magari queste persone potrebbero anche immaginare di poter rivolgere attenzione ad altri territori. Per evitare nuovi bivacchi o assembramenti nelle piazze servirebbe però un centro di prima accoglienza, chiesto soprattutto dalle associazioni che lavorano con i migranti. Il Comune sta lavorando per aumentare la capienza dell'ostello a Camposacro da 80 a 200 persone. I tempi però non sono brevi, ha specificato il prefetto.